Recanati è in festa per celebrare il patrono San Vito, un fine settimana ricco di appuntamenti che si è aperto con il momento più importante in calendario, il conferimento della cittadinanza onoraria al cardinale Angelo Comastri, oggi in visita in città. La cattedrale di San Flaviano, gremita, ha accolto il cardinale nel pomeriggio, che prima di salutare i fedeli si è raccolto in un momento di preghiera davanti alla tomba di Papa Gregorio XII. Il cardinale Comastri, ex delegato pontificio per la Santa Casa di Loreto, ha vissuto per 9 anni un'intensa esperienza di accoglienza di pellegrini nelle Marche, un luogo che gli è rimasto nel cuore e ogni volta lo fa sentire come a casa. A me sembra di tornare a casa, perché qui ho trovato tanto affetto, tanta attenzione, anche tanta sensibilità religiosa, al punto tale che a me sembrava che fossero un'unica famiglia. La storia ha voluto diversamente, però per certi aspetti ancora resta un legame fortissimo tra le due comunità. Eminenza, lei il 4 ottobre è stato qui con Benedetto XVI, è ritornato a Loreto. Sono passati pochi mesi, ma è passato tantissimo tempo. Lei ha parlato di coraggio nel dimettersi, questo istituto di dimissione che per esempio i politici italiani non conoscono storicamente. Lei ribadisce questa vocazione al coraggio e alle dimissioni quando è necessario, certo. Da un Papa emerito che perché Gregorio XIII gli è stato concesso il titolo di Papa emerito a un altro Papa emerito. Certamente, le dimissioni non sono un atto di paura, ma sono un atto di coraggio. Benedetto XVI ha riconosciuto davanti a tutti: non ho più la forza di tenere il timone, non abbandono la Chiesa, ma servo la Chiesa, ha detto, perché in questo gesto io lo faccio per amore della Chiesa, in modo che mani più forti possano prendere il timone e io mi metto in disparte pregando e sostenendo colui che avrà in mano il timone della barca. E questo è un gesto molto bello. Io credo che tutti dobbiamo ammettere con tanta umiltà che possiamo dare ancora il meglio di noi stessi. Noi ci lamentiamo tanto perché le cose non vanno in questa società, ed è vero, ci sono tante cose che non vanno, ma io vorrei ricordare una osservazione di Madre Teresa di Calcutta, una donna che ha lasciato un solco profondo nella storia. Lei diceva: finché gridiamo soltanto è buio, non si accende la luce. Ognuno di noi accenda una luce. Accendendo la luce si vince il buio. Ecco, ognuno di noi è chiamato a fare la sua parte e facendo ognuno la sua parte miglioriamo la società, perché cambiando noi, migliorando noi, migliora il mondo, non c'è dubbio. Io fui ammesso nella sua segreteria quel giorno in cui arrivò Gorbaciov e fu un momento molto, molto importante, perché Giovanni XXIII, Gorbaciov e Loris Capovilla era in diretta da Padova nel nome di Loreto e nel nome di un rinnovamento e un'apertura che poi è stata quella che ha ricalcato Papa Ratzinger il 4 ottobre riconsegnando a Loreto la figura e il messaggio del Papa. E lei è stato uno di questi eredi. Certamente, lo siamo un po' tutti, ognuno con la propria responsabilità, ma tutti dobbiamo fare la nostra piccola parte, perché il mondo è un mosaico e il mosaico riesce bene quando ogni tessera sta al suo posto. Ecco, confidiamo in Dio che la nostra tessera sia al suo posto. Altro momento significativo del pomeriggio: la benedizione delle 14 stazioni della Via Crucis di Biagio Biagetti, primo direttore dei Musei Vaticani e fondatore del primo laboratorio vaticano per il restauro di opere d'arte e restaurate dalla fiorentina Anna Fulimeni. Sono bozzetti che sono stati fatti per la realizzazione di mosaici in una chiesa di Roma. Sì, è del Flaminio. Santa Croce al Flaminio, Santa a Roma, Croce, esattamente. Erano bozzetti? Questi sono bozzetti che poi a Roma hanno avuto la realizzazione in mosaico. A Roma. Uno dei tanti ricordi che il maestro Biagetti ha lasciato alla comunità e alla famiglia, frutto di una vita intensa che torna alla memoria attraverso le parole della figlia Fiorella. Questa l'ha realizzata per la chiesa di Santa Croce al quartiere Flaminio a Roma, e tuttora c'è. E il mosaico è stata realizzata e questi sono stati dipinti da lui nel 1941. Poi erano rimasti a casa con le sue cose e lui per testamento ha dato molte cose alle varie pinacoteche, comuni, eccetera. E questi bozzetti della Via Cruz erano andati per una chiesa naturalmente e li diede alla curia di Recanati. Quella volta avevamo il vescovo qui. Un ricordo di suo padre per terminare? È così, più che altro lo ricordo con le sue cose che ha lasciato scritto, perché io avevo 17 anni quando è morto, per cui erano ricordi d'infanzia. Sì, è voluto tornare qui.
Sì, sì. Di Roma era stanco. Dalla cattedrale la festa si è spostata in comune, teatro anche della premiazione dei cittadini benemeriti, dove il cardinale Comastri ha ringraziato per la cittadinanza onoraria, citando il celebre Leopardi e il suo sabato del villaggio, allora molto diverso rispetto a quello di oggi. La città dei Recanati conferisce la cittadinanza onoraria a Sua Eminenza Reverendissima Cardinale Angelo Comastri, arciprete della Basilica di San Pietro in Vaticano, custode delle grotte vaticane, in visita alla tomba di Papa Gregorio XII, nella sua vicinanza alle realtà locali, custodi delle elevate ricchezze storico-spirituali connesse con il ministero del successore di Pietro, per i sentimenti di riconoscenza che questa città intende esprimere per la particolare attenzione ricevuta nella quotidiana opera di apostolato, svolta come delegato pontificio a Loreto, e per il continuo interessamento che l'Alto Corporato rivolge alla città di Recanati nell'ambito del grande compito spirituale attualmente svolto. Recanati, 14 giugno 2013, il sindaco Francesco Chiortoni. Ringrazio con cuore sinceramente commosso il sindaco, il consiglio comunale, la giunta comunale e tutti voi che avete voluto partecipare a questa cerimonia. Non ho alcun merito per ricevere la cittadinanza onoraria di Recanati. Il mio unico merito è la vostra benevolenza. E la vostra benevolenza è da me corrisposta con un grande affetto, una grande ammirazione e una grande stima per la città di Recanati e per tutta la regione Marche.